Abbiamo visto Cameron Diaz e Jason Segel insieme in Bad Teacher del 2011. Vista l'ottima sintonia tra i due attori e il successo al botteghino, ecco che li rivediamo assieme in Sex Tape Finiti in Rete, una commedia divertente che ruota attorno alla vita di Annie e Jay, una coppia di Los Angeles annoiata dalla routine del matrimonio, motivo per cui si dedicano al Kama Sutra. Tranquilli, solo alla parte dedicata alle posizioni sessuali, realizzando così un video di 3 ore ininterrotte di sesso, grida, orgasmi e incastri piccanti. Ma Jay, che non conosce il cloud e le modalità di backup targate Apple, non si accorge che il filmato è stato condiviso su tutti gli iPad che aveva comprato, sincronizzato e poi regalato agli amici. Un vero delirio che porterà la coppia a vagare per la città degli angeli alla ricerca dei tablet incriminati. Sex Tape approda in Blu-ray grazie a Sony, in un'edizione che, per la cura della serigrafia e del menu, conferma quanto il brand giapponese creda ancora nel supporto. Qualcuno vi dirà che è una commedia banale e che non fa ridere, ma è indubbio che la qualità audiovisiva del disco sia fedele a quanto visto in sala. E chiariamoci, fedele significa trasferire in un video sia i pregi che i difetti. Sex Tape coordina una traccia video in Full HD con una selezione di sonori ad alta risoluzione codificati in DTS HD Master 5.1. La fotografia non è così dettagliata, o meglio, non come i più recenti titoli Sony. La qualità è molto mutevole e cambia a seconda delle condizioni di luce. Le scene più illuminate restituiscono dei visi tridimensionali, corposi e nitidi, con una colorazione naturale e accurata. Quando invece le scene si spostano in camera da letto e l'illuminazione si fa più soffusa, ecco che il quadro è coperto da una patina arancione che falsa i restanti colori, causando i danni più evidenti nei neri, privati della loro profondità. Come detto poco sopra, la traccia è fedele. Sospettiamo che il problema sia da ricercare a monte, specialmente nel campo del direttore della fotografia, che magari ha fatto un uso troppo smodato della color correction. Il sonoro suona limpido e chiaro. La risoluzione della codifica è notevole e non abbiamo udito difetti. I dialoghi sono comprensibili e non si sovrappongono mai alla colonna sonora, che, ormai è una prassi per tutte le commedie, è riprodotta anche dai diffusori posteriori. I contenuti speciali propongono circa 30 minuti in HD di scene eliminate, errori sul set e altre comiche dal backstage. Non viene svelato nulla di eclatante, ma il tono è esilarante come quello del film, rendendo di fatto gli extra molto piacevoli. Se vi è piaciuto il film e vi ha fatto divertire, il consiglio è quello di acquistare una copia in Blu-ray su dvdstore.it. Trovate il link nella descrizione qui sotto. Continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro canale. Alla prossima!